Spesso a parlare di low budget si identificano prodotti di poca qualità, cioè di scarsa qualità, diciamo. In realtà low budget si può intendere in tanti modi, nel senso, chi sa che il mestiere dell'entertainment, del cinema, di qualsiasi cosa girata, la cosa fondamentale e principale è la sceneggiatura, la storia, quello che devi andare a raccontare. E con queste nuove tecnologie, il digitale ha aperto tante strade a tanti giovani, a tanti indipendenti, a tante persone che hanno voglia di esprimersi. Perché se hai un'idea giusta, con il digitale puoi abbassare tanti costi e avere il famoso low budget. Ed è per questo che io sono sempre fermamente convinto che low budget non è detto che sia scarsa qualità, cioè scarsa qualità di idea. Certamente la tecnologia bisogna saperla usare, come bisognava saper usare anche la pellicola. Certamente cioè, le lavorazioni erano molto più complicate in pellicola e tutto. Oggigiorno con i computer, con queste macchine digitali che costano sempre meno e che hanno sempre più alta definizione e che magari è più facile anche modificare con dei programmi particolari le immagini, sia come colorist, sia come tutto, e si può anche ricreare la vecchia pellicola che magari ha sempre il suo fascino, ma come sapete oggigiorno c'è una crisi economica incredibile, perciò è difficilissimo trovare soldi, i fondi sono sempre più scarsi, perciò le nuove tecnologie c'è da apprezzarle per ridurre i costi. Ridurre i costi intendo che se trovi un giovane che ha un'idea straordinaria e che secondo te funziona, la scommessa va fatta. La scommessa va fatta e non utilizzando i 35 mm e muovendo produzioni gigantesche e tutto, ma anche semplicemente facendo appunto usare le nuove tecnologie, sicuramente i budget vengono abbordabili per produzioni nuove. Noi italiani siamo forti nelle idee. Siamo degli inventori, perciò non è quello che manca, secondo me. Oggigiorno manca i soldi. Perciò per abbattere questa frontiera, secondo me, è buono che i nuovi produttori capiscano di questo avvento del low budget. Per fare un'operazione pratica, per far capire così a parole spicciole, se hai un'idea buona e lo giri anche con un semplice telefonino, con un iPhone, se funziona, è una cosa È vincente. Questo che io ho, diciamo, sposato un'idea del regista Matteo Querci, che appunto aveva nel cassetto questo progetto di questo cortometraggio dal titolo La vita è tutto, che è la storia di un homeless, cioè di un clochard, di un barbone che vaga per la città e poi a un certo punto trova tra le sue scartoffie, tra i suoi rifiuti mentre sta per andare a letto un biglietto del Superenalotto. E poi lo dovete vedere perché non ve lo racconto cosa succede. Però aveva nel cassetto questo progetto, Matteo Querci, e quando me lo fece vedere dissi: mi piace, l'idea mi piace, funziona. Come si fa a farlo senza perdere tempo? Lui, Matteo Querci, è anche uno forte cioè, di esperienza, oltre ad essere regista, ha molta esperienza nel campo delle macchine, delle telecamere digitali, nuove, ultimo grido. Perché è anche lui colorist certificato Apple, perciò disse: non c'è problemi, se stringiamo i denti, attiviamo un po' di product placement, cioè introduzione un po' di persone che dicono: va bene, vediamo se te lo do sconto pubblicità oppure in amicizia, qualche passaggio d'amicizia. Se noi troviamo le persone giuste, che riduciamo tanti budget, per me si può partire domattina. E io gli ho detto: ci sto. E abbiamo fatto questo cortometraggio, La vita è tutto, che appunto è in concorso, sezione cortometraggi per il Davide Donatello 2012. Bello. Produrre un bel film, non low budget, ma con una bella produzione, fatto bene, girato nelle location giuste e tutto. Purtroppo i soldi sono sempre pochi, perciò tutti i progetti, secondo me, vanno fin dalla scrittura, scritti furbescamente, dico, ma sempre mantenendo l'idea giusta, scritti spendendo poco. Cioè,
avendo l'idea di come si fa a raccontare una cosa non sperperando la cosa. Gli americani non lo pensano questo, perché gli americani, cioè, hanno budget diversi, loro hanno bisogno di far ruzzolare 14 volte le macchine e poi ritorna pari, poi quello è morto e dopo 3 secondi rinvive e poi c'è questo effetto speciale che arriva dal cielo, hanno bisogno di questo. Gli italiani no, siamo dei maghi della commedia, ce lo insegnano chi è venuto prima di noi. Non faccio un nome perché non vorrei dimenticare qualcuno, perché per me i registi italiani del cinema degli anni 60, 70, 80 hanno insegnato al mondo come si fa a far cinema, e non resta altro che tirar fuori le idee e provare, perché io parto da un'idea che sognare costa poco, smettere di sognare potrebbe costare parecchio.